Gianni Chedda, tecnico della rappresentativa Under 17, Udinese, Lazio, Juventus. Com'è stato il passaggio dal campo alla panchina? Purtroppo in campo dopo una certa età non si può andare più, allora tocca comunque rimanere nell'ambito del calcio perché comunque la vita nostra, di quelli che giochiamo da quando abbiamo cominciato da ragazzini, ancora siamo in mezzo al campo verde che dà sempre grandissime emozioni. Diverso chiaramente quando giochi o quando stai dall'altra parte, però è comunque un modo per rimanere appassionati e fare quello che ci piace. Senti, hai pensato di passare al professionismo, di sederti su qualche panchina? Ma al di là delle esperienze fatte prima in nazionale di qualche Lega Pro, adesso con la chiamata di Zarelli, visto che comunque c'è un ottimo rapporto col presidente, ho deciso di rientrare col presidente per cercare di comunque dare una mano e cercare di crescere questi ragazzi. Rispetto ai tuoi esordi, a quando eri bambino, quali sono le differenze che noti in maniera più sostanziale? Vabbè, è chiaro che quando giochi, sei calciatore, pensi per te stesso, per la squadra e sei incastrato in un meccanismo diverso di squadra. Quando invece sei dall'altra parte, è chiaro che devi entrare nella testa dei 25 giocatori, del presidente, del direttore, per cui ci sono altre situazioni, altre dinamiche da chiaramente sviluppare e tutto questo però fa esperienza. E con le generazioni di oggi noti qualche differenza importante rispetto alla tua? Ma una differenza più grande forse è quella fisica, no? Che adesso i ragazzi sono allenati in maniera differente, sono tutti ragazzi comunque che a livello di altezza, a livello di peso specifico di muscoli sono più preparati e allora sviluppano prima, per cui è cambiato tanto. Però il calcio poi alla fine rimane quello, tocca solo aggiornarsi e capire in maniera abbastanza rapida quello che il giocatore che hai di fronte. Senti, avete giocato in un palcoscenico comunque importante per quanto riguarda il calcio romano e laziale, come il Francesca Gianni. Come hai trovato questo centro sportivo che è stato acquisito ormai da circa un anno dall'Atletico Lodigiani? No, ma lo conosco benissimo, sono stato tante volte qui, è un centro bellissimo nel cuore di Roma, tenuto bene e spero che in quest'anno qui la Lodigiani possa riprendere a macinare i giocatori come faceva una volta, perché dalla Lodigiani sappiamo che sono usciti tantissimi ragazzi, tantissimi campioni. Senti, l'Atletico Lodigiani ha intrapreso questo percorso da 2 anni. Quali consigli daresti alla società per crescere e continuare il suo lavoro No, in... consigli, l'importante è fare le cose seriamente, avere passione e pensare alla crescita dei ragazzi e non pensare ad altre situazioni strane che tante volte si possono creare nel mondo del calcio. L'importante è avere passione, ripeto, e lavorare per i giovani. Ti ringrazio. Ciao, ciao.